affrontare anche per gli anni a venire? Premesso che è difficile fare ragionamenti a mente fredda quando il cuore caldo delle immagini e dei racconti che questi giorni popolano qualunque forma di media, le pressioni demografiche che saranno in atto e sono in atto e si stanno rivelando e inondando in fondo questa nostra vecchia Europa continueranno nei prossimi anni. Certo, quello che stiamo osservando in questo momento è il moto di persone che stanno scappando da una guerra che ha provocato 250.000 morti e che ha creato milioni di profughi. Quindi sicuramente da questo punto di vista c'è un di più di disperazione, però per anni abbiamo assistito quasi impotenti agli sbarchi di immigrati che venivano dall'Africa sulle coste italiane. Adesso scopriamo che quegli immigrati o migranti trovano altre vie, altri canali che non sono solo quelli del mare. E quindi il problema che prima sembrava solo italiano adesso diventa di tutta l'Europa. Mi sembra anche giusto che questo sia, perché anche da questo punto di vista c'è un risveglio della realtà, nel senso che il continente africano sarà un continente in cui lo sviluppo demografico, la crescita demografica proseguirà molto potente nei prossimi anni, diventerà l'Africa, rappresenterà l'Africa un terzo della popolazione mondiale e non è un continente dagli alti standard di vita, un continente senza tensioni, un continente politicamente stabile, e tutte queste situazioni di difficoltà che le popolazioni avranno lì cresceranno con la densità demografica e questo creerà una pressione formidabile a uscire da quelle condizioni e cercare lì di migliori. E attaccato all'Africa c'è un continente, l'Europa, che è ricco, benestante, con ampi spazi e con un bisogno di persone che crescerà nel tempo a causa del declino demografico, dell'invecchiamento della popolazione europea. Ricordiamoci che oggi senza gli immigrati la popolazione italiana sarebbe di circa 5 milioni e forse di più bassa di quello che è. Se pensassimo oggi all'economia italiana, ma anche alla società italiana, pensiamo alle famiglie italiane, senza gli immigrati probabilmente avremmo un'economia ferma e una società incapace di gestire bisogni elementari come l'accudimento dei figli o degli anziani. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Il meteo, la pubblicità, poi ci ha raggiunto qui i nostri...